Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con Giampaolo Galli per presentare il suo nuovo, nuovissimo libro appena uscito, Matanza. Ciao Giampaolo, grazie per essere con noi. Ciao Giada, grazie a voi e a quelli che ci ascoltano. Allora, Matanza è un romanzo storico ambientato nei primi anni del Novecento. Io ti faccio questa prima domanda da storico, anche perché è un romanzo che ha un'ambientazione appunto un po' strana. Io vorrei sapere il dove e il quando da te. Perché hai scelto questo momento e questo luogo? Allora, sono legate le due cose, sia il dove che il quando, perché io sono un appassionato di storia americana, storia della frontiera americana, e la rivoluzione messicana è un po' un prosieguo dell'epopea del Far West, sulla quale ho già scritto il mio primo romanzo, Il Lone River, alcuni anni fa. E mi interessa questo periodo storico, questo periodo a cavallo fra 800 e 900, perché è un periodo di grandi cambiamenti, di grandi rivoluzioni. E la rivoluzione messicana è stata la prima grande rivoluzione del 900, un secolo contraddistinto da regimi totalitari, da rivoluzioni, da guerre globali. Quindi si trovano un po' le radici anche di quella che è la nostra società attualmente, tant'è vero che molti problemi, molti temi che io ho cercato di, non dico di affrontare, ma di trattare nel mio romanzo, sono problemi ancora irrisolti, come la violenza di genere sulle donne, il machiavellismo politico, il tema della guerra in genere. Quindi tutte tematiche che purtroppo sono ancora irrisolte, ancora attuali, e che trovano origine anche in questi moti rivoluzionari di inizio secolo. Matanza è un romanzo storico perché fa comunque riferimento a un fatto ben preciso, avvenuto all'inizio del Novecento, nei primi anni della Rivoluzione messicana. Il titolo Matanza è una parola spagnola, però riprende la parola italiana mattanza, quindi massacro, eccidio, cosa che si verificò nella città di Torreón nel 1911. Proprio interessante questa cosa che stai dicendo, questo massacro terribile, perché il romanzo è raccontato attraverso quello che accade a una donna, una ragazza, adesso poi ce lo racconterai tu, ma sembra che questa matanza avvenga prima su di lei, sul suo corpo, quindi il corpo delle donne come campo di battaglia. Hai scelto appositamente questo punto di vista, perché? Che cosa volevi raccontare? Dunque, un po' è stata una sfida perché nel primo romanzo i personaggi erano quasi tutti maschili e quindi volevo cimentarmi con una figura femminile, provare anche a fare un esperimento, se vogliamo, e quindi avere come protagonista una donna. Ed è vero, la matanza alla fine sia esterna, cioè nel contesto storico di quanto avviene nel romanzo, sia nella vita di questa ragazza, di questa giovane contadina che passa di mano in mano perché viene venduta dalla famiglia, nella famiglia di origine viene venduta a un ricco possidente terriero che ne abusa, la mette incinta e poi la rivende a uno sfruttatore che la via alla prostituzione. Quindi questa ragazza passa un calvario ed è una sorta di percorso di viaggio, diciamo, che questa ragazza compie da un triste destino di violenza, di sopraffazione, verso una sorta di autodeterminazione che poi nel corso del romanzo si svilupperà via via. Fino a una sorta di vendetta proprio personale, di riscatto. E quindi è un po' una figura che si inserisce molto bene nel contesto storico, anche perché la rivoluzione messicana, pur essendo stato un periodo molto violento, molto crudo, ha
aveva dato una sorta di emancipazione alle donne, tant'è vero che molte donne avevano affiancato i rivoluzionari e portavano le armi, quindi c'è questo movimento insurrezionalista è stato anche un treno, diciamo, per le donne per conquistare una sorta di emancipazione. E Juana poi, alla fine, da protagonista, seguirà questa strada. Quindi una donna forte, una donna resistente che fa la resistenza, no? In questo senso, fa la rivoluzione e resiste alle difficoltà della vita e anche a quello che arriva dall'esterno. Io ti ringrazio moltissimo, Matanza ve la consiglio per questo Natale, vi potete trovare in un momento altro, in un periodo diverso, fare un viaggio nel tempo e nello spazio, un bellissimo romanzo storico di Giampaolo Galli, che ringrazio moltissimo e alla prossima! Grazie a te. Ciao, a presto.